ridatemi una mano ad avere ciò che era mio non fate caso al casino che c'ho dietro questo è il mio ufficio eh, iscrizione al canale e campanellina allora, stamattina anche in Cina parlano addirittura di PIF che acquisirà l'Inter ne parlano anche in Cina, No, sta girando... Questo articolo è stato scritto in Cina con tutte le varie traduzioni del caso, quindi anche loro stanno parlando e hanno detto che ormai Suning eh, deve chiudere eh, immediatamente con l'Inter. Il discorso il discorso vuole ragazzi, allora ci metto tranquillamente la faccia anche se ho gli occhiali da sole ma tanto la mia faccia la mia brutta faccia la conoscete bene eccomi qua senza occhiali da sole e li metto perché c'è molta luce in questa stanza ho prese le luci dietro perché almeno mi vedete meglio l'Inter quando vi dicono e non verrà comprata da Piff forse hanno ragione no? anche e soprattutto per un discorso giuridico quando vi dicono e non verrà comprata da Aranco direttamente Forse hanno ragione, ma non del tutto, perché loro, sa loro sono in questa operazione di acquisizione da parte dello Stato dell'Arabia Saudita dell'Inter. Praticamente qui l'Inter l'ha comprata lo Stato dell'Arabia Saudita, non i faranco che sono comunque tutte dietro. Lo stesso Aranco se deve entrare come uno dei tanti sponsor. Da quello che so io. Aranco costruirà poi dopo più là. Nel tempo lo, lo stadio, anche perché comunque loro tengono sempre sotto osservazione, soprattutto la zona dell'ippodromo. E anche qui, ragazzi, a chi diceva che Zang non avrebbe venduto senza stadio, ora ricordatevi i nomi e cognomi di chi vi diceva questa grandissima cavolata, perché a quanto, quanto avete visto, verrà ristrutturato San Siro. Poi dopo vedremo e quindi non c'era da. Gestire nessun nuovo stadio di mezzo e ti ripeto, anche perché un amministratore pubblico come Sala, secondo qualche personaggio, io parlo di YouTube, cosa avrebbe dovuto fare? Avrebbe dovuto dare una concessione ad un soggetto che comunque non poteva garantire nemmeno per un pranzo, take away, ma non perché non ha i soldi. Perché non può e poi. Un amministratore pubblico, secondo te, è legale che dia un, eh, il benestare a costruire uno stadio nuovo quando non ti può dare le garanzie? Secondo qualche matto, l'Inter era tutto bloccato perché c'era lo stadio di mezzo. Meno male è venuta fuori questa storia, questa cavolata che è girata nel web e non solo sui giornali per quanto tempo non c'era nessuno stadio di mezzo per quanto riguarda la vendita. Anche perché, secondo me, qualcuno, come dice il presidente, il presidente è un nostro amico. Come dice il presidente, qualcuno legge poco, si informa poco. Aveva già detto di no. Sala a Suning. Basta leggere a volte. ha ragione quando lo dice. E lo saluto il presidente. Ci ho parlato prima di telefono. Lei è bonatti, eh? Boratti, eh? <ride> Quindi, l'acquisizione dello stato dell'Arabia Saudita verso l'Inter e comunque dietro c'è la banca centrale dell'Arabia Saudita che è questa sama che vi ho detto più dietro a questa operazione ci sono tutte le varie aziende Aranco PIF ma sono sempre loro quindi per non comparire a livello giuridico anche per un discorso di sponsor e quant'altro loro potrebbero far acquisire l'Inter da una società che si chiama KSLC dove dietro comunque sono ci sono sempre anche loro e poi è comunque eh, loro vogliono fare un grandissimo investimento in Occidente anche a livello di comunicazione, di comunicazione di eh, l'operazione, diciamo, paritetica a quella che fece Sunning comprando l'Inter definita da Zango un'operazione di marketing. Loro vogliono fare la stessa identica cosa, si vogliono avvicinare comunque all'Occidente perché hanno tantissimi interessi, tra cui parliamo di team, parliamo di Dazon cose che avete già sentito dire da altre persone, no? E vi hanno detto delle cose giuste perché è vero, ma io sono certo di questo. Ecco perché quando parecchi dicono capito, ma chi gli dava un miliardo, un miliardo e due miliardi a Zhang? Come mai gli americani erano arrivati a 850 milioni? Perché questa trattativa tra stati non è che l'hanno fatta, che l'ha fatta Zhang. Direttamente, questa è una trattativa che hanno fatto Cina e Arabia perché hanno tanti di quegli interessi, come avevo già detto. Hanno tanti di quei contratti dove duri fatica a leggere gli zero. Ecco perché loro, come diceva, ha detto anche un certo Zanon che è stato definito. Lasciamo perdere perché mi vengono i brividi solo a pensarci di come è stato definito Zanon da qualcuno. Ecco perché c'è questa cifra mastodontica. Non perché gli arabi gli hanno regalato i soldi a Zang, ma perché è stata una trattativa condotta da due stati dove dietro ci sono interessi per miliardi e miliardi e miliardi, cosa vuoi che gliene fregava loro dagli 100, 150, 200 milioni in più. Faccio un esempio, l'ho già detto questa cosa. Per Aranco la Cina è il cliente numero uno, in assoluto. È stata una trattativa tra, tra stati. Gli americani... L'abbiamo già fatta un'offerta a 800 milioni due anni fa e poi io vorrei veramente capire che noi abbiamo sempre messo da parte l'idea degli americani vorrei capire come dice il presidente perché la gente non legge, non si informa ma con i rapporti che ci sono oggi tra, tra America e Cina secondo te una proprietà cinese vende una squadra di calcio o un'azienda americana? ma siamo matti L'americano è stato paventato, eh, è pieno di soldi, è pieno, è pieno di soldi, sì, io ce l'ho mia 900 milioni di patrimonio. Ma secondo te uno che ha 900 milioni di patrimonio può comprare l'Inter che ce n'ha 800 di debiti. Qui servivano persone che mentre dormano fanno miliardi, che se non ci compravano gli arabi, ma me lo dici ci compravano noi. Non ci poteva comprare ma quali americani? Ma dove? Bellinazzo poi, eh, Bellinazzo ha detto americani, no, Bellinazzo ha detto piffano perché lui ha fatto il discorso di Newcastle, non si può esporre, però Arabi sì, ha detto Bellinazzo, non travisiamo le parole, non giochiamo troppo le parole che diano quei pochi giornalisti seri che ci sono in giro e che sanno cosa sta accadendo. Biasina addirittura, ora viene sminuito Biasin Biasina è quello più vicino all'Inter, ragazzi. Biasin ha parlato di soci di minoranza non mi sembra chi è che parla di soci di minoranza? il giornale italiano che scrisse eh, Milan Invest Corp tutto fatto 300 milioni per il mercato questi stanno parlando di soci di minoranza o il portale web che diceva che Autri non interessa ai pegno, ci non gli interessa ai pegno ce l'ha di già l'Inter è stata acquisita Vogliamo mettere verrà acquisita? Mettiamo verrà acquisita. L'Inter verrà acquisita direttamente dallo Stato dell'Arabia Saudita. In questa operazione c'è la banca centrale dello Stato dell'Arabia Saudita che è la banca Sama, che è la Sama dove dietro c'è anche altri servizi. L Ho fatto un video una settimana una settimana fa su questa cosa qua. Quindi, a differenza del Newcastle, qui è proprio il principe che si prende l'Inter proprio lui. In persona è un'operazione mastodontica. Voi lo sapete, io non faccio calcio mercato, non faccio. Io non sono un insider. Io ho sempre parlato di calcio, ma su questa cosa qua sono sempre stato sicuro. Vi garantisco che ci sono anche altre cose che non posso dire, ma sono tutte cose positive. Eh. Mi devo fermare qui. Io mi sono anche scritto e le potevo dire e quelle non potevo dire. Non possano comprare come PIF direttamente è vero quando vedono forse non comprerà PIF non sarà PIF non possano comprare direttamente perché non potevano comparire eh, proprio loro a livello giuridico quindi ci saranno dei soggetti giuridici diversi magari arriverà l'azienda SCL che dove dietro c'è Aranco c'è pif ci sono, sono sempre loro sono sempre loro io questa cosa la sto dicendo da due mesi qualcuno mi ha detto ma perché dici sauditi puoi dire arabi no Dio Sauditi, voglio precisare. Tanto è uguale di Arabi, non è uguale. Io Dio Sauditi. Lo Stato, l'Inter Inter è stata presa dallo Stato direttamente dallo Stato dell'Arabia Saudita, operazione condotta direttamente tra i due stati. Ecco perché questo miliardo e due, questo miliardo e tre loro gliel'hanno dato senza problemi. Ed erano gli unici a dargli tutti questi soldi qua, perché te lo ripeto per l'ennesima volta, un fondo speculativo non si butta a prendere una squadra in queste condizioni. In più, si Partners due anni fa ha offerto 850 milioni. È un interesse tra stati, è stata un'operazione di interesse tra stati, tra Cina e Arabia Saudita, l'hanno condotta tra stati questa operazione qua. Ci sono degli interessi cioè che veramente billions e billions, ma parliamo di zeri veramente chilometrici, ma di cosa ragioniamo? Dei 100 milioni in più. 150 milioni in più che hanno preso dall'Inter. Ma non stiamo scherzando. E in più loro hanno preteso che ci fosse questo gruppo dirigenziale qua che c'è attualmente. Soprattutto Marotta. Secondo te Marotta, dopo le figure di cacca che ha fatto con Dybala, con Bremer, stava qui ancora a farsi prendere... a farsi no, a farsi prendere in giro, a fare figuracce? Se Marotta rimane ci sarà un motivo. Penso che Marotta vedi anche l'offerta del Paris Saint-Germain penso in Marotta che trovasse un lavoro ora io ti dico, non mi rimangio assolutissimamente quello che ho sempre detto per come la vedo io dalla gestione Icardi a tutta questa politica dei parametri zero dettata sicuramente dal fatto che tu non potessi avere un grande potere di acquisto anzi nullo ad oggi era diventato il potere d'acquisto acquisto dell'Inter però queste operazioni a zero di strapagare i giocatori già miliardari avanti con l'età e di pagarli due volte per farli giocare e per farli andare via, sinceramente io non la condivido. Anche perché poi, se te prendi i dati dell'anno scorso, tutto questo parametro zero ci aveva portato ad alzare il tetto ingaggio all'età media della squadra. Mi capisci? L'operazione eh, Messangers in due anni ti è costato 20-30 milioni forse anche di più ci ho più giocatori o che soldi là guarda Godin Godin è stato è stato addirittura dirottato verso Cagliari un mezzo ingaggio pagato cioè capito che ti voglio dire però non si può dire Marotta è l'ultimo negli arrivai ecco perché e gli arabi perché l'Inter? Perché Milano? Perché c'è l'interesse anche per lo sviluppo immobiliare, come abbiamo tante, detto, tante volte detto, per il discorso de dello sviluppo dei grattacieli. Ci sono tanti milanesi che conosco, che sanno che arrivano e non vedono l'ora, perché lo sanno che porteranno ricchezza, soprattutto non solo in Italia, ma anche alla Federcalcio Italiana. Faranno bene loro, magari, con qualche sponsorizzazione. Capito? Tutti non vedono l'ora che arrivano, tranne qualche piccione. E poi loro hanno un interesse mediatico incredibile verso l'Occidente. Questa, questa acquisizione dell'Inter per lo Stato dell'Arabia Saudita è anche un avvicinamento verso l'Occidente, perché, te l'ho detto anche prima, è un po' quello che fece Sunning comprando l'Inter. No, Avevano anche interessi, altri interessi veri di farsi conoscere, perché questi qui chi li conosceva prima? te conoscevi Marco Suning io sapevo nemmeno chi era Marco Suning che roba è Suning Ora li conoscono grazie all'Inter in tutto, in tutto il mondo. E loro anche loro hanno un interesse paritetico a quello che hanno avuto i cinesi quando hanno acquisito l'Inter. Ecco perché comp hanno comprato l'Inter anche non solo perché il principe è il tifoso dell'Inter, come dice qualche duno. Io non lo so se il principe è il tifoso dell'Inter. So che quando c'era Moratti allo stadio, qualche volta c'è stato. Questo me l'hanno detto. Io non so se il principe è il tifoso dell'Inter, ma questa è un'operazione è uno Stato che compra l'Inter. È uno Stato che compra l'Inter, non è PIF, non è Aranco. Loro ci sono tutte queste aziende, ma sono tutte lì insieme a questa operazione. qua Questa cosa la sto dicendo da due mesi per quello batto su sauditi, sauditi e sauditi, capito? Quindi noi dov dovremmo sorridere, dovremmo stare tranquilli perché il futuro dell'Inter è una botte di ferro. Quindi soffriamo tipo ieri, vedere una partita dove non c'è gioco, dove non c'è grinta, dove non c'è nulla. Lì è veramente, hanno, hanno detto bene i giornali, la curva che ha spinto i tifosi allo stadio, tutti, ci metto tutti, sono i tifosi che hanno spinto quella palla in rete ieri. no? Vi Vedi delle facce un po' tese, non c'è un bel ambiente, ma è normale, ne risentono i giocatori di un ambiente così. Ormai questa proprietà aveva destabilizzato anche tutto. Non c'era più nulla di sicuro, non c'era più nulla di concreto. I giocatori è normale ne risentano. È normale i giocatori risentano di una situazione così disastrata. Lo sponsor che fa casino non, non, non c'è la terza maglia disponibile. E per quello che riguarda il nuovo sponsor del prossimo anno. Questo mi hanno detto e lo posso dire, e ci metto anche qui la faccia. Molto probabilmente lo sponsor il prossimo anno loro stanno parlando con una compagnia aerea e con un energy drink. Anche per il discorso degli sponsor, ragazzi. Non è che loro possano buttare dentro tutti i sponsor che vengano, tu, tutti gli sponsor loro, io dell'Arabia Saudita, ma non possano mettere tutti i sponsor dentro loro. Devono fare un po' e un po' Mi capisci? ecco perché c'è anche, loro stanno parlando anche di uno sponsor di energy drink che stanno prendendo in considerazione più uno sponsor importantissimo di una compagnia aerea delle loro parti, questo lo disse anche Alessandro G e io lo confermo e che ho avuto conferma anch'io di questa cosa qua infatti non, non mi ero mai esposto su questa cosa qui, ma non perché non avevo fiducia in Ale, ci mancherebbe perché me l'ha detto una persona di cui mi fido ciecamente non c'è sponsor, c'è la terza maglia all'Inter. Non parla nessuno. E Marotta, ieri, ora ne parlano anche in Cina della vendita dell'Inter, no? Addirittura parlano di Piff in Cina. Marotta, ieri, ti fa capire e ti dice: Guarda, certe cose sono sopra la mia testa. E l'è vero, lui non c'entra nulla su certe cose, là. Cioè, lui non decide nulla. Quindi, se no, ti diceva, no, smentisco teoricamente che l'Inter sia in vendita, rimane in questa società c'è un progetto, non c'è progetti, non c'erano piani di ristrutturazione te l'ho detto anche ieri sera in live io nel mio piccolo, non sono nessuno sono tifoso come voi io dissi ma è possibile, non c'è bisogno né di essere imprenditori né di essere dei manager internazionali è possibile una squadra di calcio con 700 milioni di debiti che ne perde con perdite di 200 milioni all'anno non abbia un piano di ristrutturazione non abbassi gli ingaggi cioè, per dire che gli ingaggi sono diminuiti del 7%, bisogna avere coraggio. Perché, nella situazione in cui è l'Inter oggi, te quest'estate, se non ci fosse stato dietro qualcheduno che garantiva per le passività, te dovevi vedere 4-5 giocatori. Te pensavi di iscriverti al prossimo campionato 900 milioni di debiti, fammi capire. Non a questo, a quello dopo. Andavi lì, sì, guarda, sono venuto a iscrivermi al campionato. Mm, la la Fede del Calcio ti diceva, sì, bene, vediamo un po'. Ma scusa, ma qui ci sono 900 milioni di debiti, cioè, eh, c'è più debiti che valore del club. Dove volete andare? Dove volete andare? Ma ti dirò di più, una Fede del Calcio un po' più severa, secondo me, in un altro paese, difficilmente si avrebbe fatto iscrivere anche al campionato. Non c'è nessun piano di ristrutturazione, ma perché? perché la, la, la vendono, ecco perché non c'è nessun piano di ristrutturazione, no era sottintesa diciamo la, quando io era sottinteso quando dicevo dov'è il piano di ristrutturazione? Taglio degli ingaggi 7% e non, non, non avevano messo nemmeno rinnovo a Inzaghi non c'è l'eventuale rinnovo a Skignar c'era scritto Lautaro 5 milioni mentre ne prende 6 e mezzo 7% di diminuzione degli ingaggi, una goccia nel mare, e che è? Ridurre gli ingaggi 7% meno? e non ci avevano messo il rinnovo di Inzaghi quindi non hanno fatto nemmeno riduzione di ingaggi ragazzi l'Italia è una squadra quest'anno lo sappiamo tutti piena di defezioni il mercato hanno ripulito un po' quello che poteva ripulire prima di vendere parliamoci sinceramente glielo faceva fare anche se avesse potuto investire, cioè te investi in una macchina che sta per vendere pur potendolo fare, no ma nonostante tutto l'Iter ha riportato in Italia, il centramanti più pagato della serie A, che è Lucaco? L'Iter è quella più debita di tutti, e dai, il centramanti più pagato della serie A. Altro che riduzione degli ingaggi a, a, a questi piccioni che dicono: eh, l'Italia ti oggi gli ingaggi, il bilancio sorride. il Fatturato sorride. il fatturato sorride, fatturi 3 e ne spendi 500, ma cosa sorridi? Ma siamo matti. <ride> il fatturato sorride <ride> ed è questo che accadrà bisogna solo aspettare l'ufficialità quando? non lo so, secondo me presto, anche perché ormai l'ambiente è diventato diciamo c'è un ambiente brutto, si respira attenzione un po' ovunque perché è una proprietà e destabilizza sempre l'ambiente no? Eh, eravamo arrivati a prendere gli scarti della Lazio, tutti rispetto alla Lazio i scarti della Roma, gente di 34 anni a fine carriera, dove volevi andare mi devi dire te dove volevi andare con questi video per come la vedo io dovevano vendere due anni fa forse si sono fatti infinocchiare o dal suo amico lì, quello della Juve con il discorso Superlega, non lo so, una mia supposizione non è un'affermazione l'è una supposizione e hanno tirato a campare altri due anni ma facendo cosa Qual era il risultato scontato in una situazione del genere a bassi livello della squadra, che poi lui, cioè lui era arrivato al punto di non potersi vendere nemmeno i giocatori perché chi garantisce per questo asset non gli fa smantellare l'asset, quindi cosa fai? Non puoi spendere, non puoi vendere i giocatori. Che fai? Cosa fai? Eh, ma Zanga non è in politica, l'ho visto ma non è in politica il padre. Guardate cosa che è stato detto al padre Zanghi. Che ruolo rioprirà in politica il padre Zanghi. I diktat sono scordano tutti, per quello ti diceva il Zang raddoppia, raddoppia gli interessi, cosa raddoppia, ma perché non può più fare nulla, è questo quello che accadrà. Lo Stato dell'Arabia Saudita acquista l'Inter è il principe in persona praticamente che, sta che ci sta acquistando, e qui veramente c'è da accendere un scero Per quello la cosa migliore che ha fatto questa proprietà è stata proprio quella. Di venderci ai sauditi perché il campionato? È ok, le due oppe. Ok, però quanto ce le stanno facendo studare? Quanti rospi bisognava ingoiare? Non si poteva ingoiare più, ma anche loro non potevano andare più avanti. Questo è il prossimo CDA: deve dimostrare, per esempio, come fare a tirare fuori 140 milioni della perdita. Palo di Zango, ovviamente. Cosa fai? Svuoti tutti i soldi ci sono le ontronanti e lasci 30 milioni. E dove vai poi, cosa fai? La cosa che mi dà noia a me è che tanta gente ci lavora con YouTube che chiede i soldi, no guarda, parlo in generale, non voglio attaccare nessuno. Vi hanno detto una miriade di cazzate. Gente ti diceva fino a due settimane fa Zang rimaneva e raddoppiava, poi ti dice: Sì, sono in vendita e in vendita. No, non è in vendita. Poi dopo un giorno si sì, è in vendita, ma sono americani. A loro basta smentire noi, pensavo che sono messi. Era normale, no? Era normale. Te lo ripeto, dice bene il Presidente, la gente non legge, non si informa, indipendentemente dalle conoscenze o dallo studio approfondito che abbiamo fatto noi con la documentazione. Basta informarsi. Cosa c'è il rapporto tra, tra la Cina e l'America? Gli otto punti di diktat, chiamiamolo sì, che ha fatto la Cina verso l'America, non accettano più nemmeno gli immigrati. Ma di cosa vogliamo ragionare? C'è ancora gente che dice che l'Inter verrà venduta agli americani. Voi siete matti, siete ancora in tempo per fermarvi perché l'Inter è stata acquisita dallo Stato saudita. Ma quali americani? Antonello a New York non si è messo nemmeno a sedere né con Invescorp né con Ares come mai? Perché ce l'aveva già il compratore. come quelli che ti dicono hanno messo a moto la Goldman Sachs e secondo te una società da un miliardo la vedi in due settimane? Ma siamo matti, bisogna ragionarci sulle cose soci di minoranza no, di... <ride> questi soci di minoranza soci di minoranza siamo matti ora fm che siamo sgolati c'è ancora qualcuno che parla di soci di minoranza ma siamo matti per avere tre consiglieri su dieci stare lì zitto a mettere i soldi per fare i che buttare i soldi in una voragine e non fare nulla chi entra socio di minoranza in una situazione di igiene ma chi ma chi entra uno hanno legato il letto e imbottiscano di farmaci, poveraccio. Ma nemmeno uno in quella maniera entrerebbe, detto in senso figurato ovviamente. Ma chi entra a socio di minoranza? Chi? Ma cosa dite? <ride> Comunque, dai, ragazzi, era questo che vi volevo dire. Ho detto un po' tutto dell'operazione, della, della, diciamo, dell'interesse mediatico che hanno gli arabi dell'avvicinarsi verso l'Occidente, anche perché interesse team da zone, queste sono cose che già vi hanno detto che sono non vere di più. Quindi, sviluppo immobiliare di Portanova, detto su questo canale 6-7 mesi fa. Anche perché per costruire un grattacielo ci vogliono 5, 6, 700 milioni di euro eh. e loro hanno, hanno anche questo business qui. Quindi, business dell'immobiliare, business che creeranno tantissimi posti di lavoro. cioè Ragazzi, alla città, i milanesi non vedono allora e ci vedono. Che arrivino. Ed è tantissima roba. Stamattina ne parlano anche in Cina degli arabi, chissà come mai, forse sarà qualche socio di minoranza questo arabo e vuole l'Inter. Sarà qualche socio di minoranza. Ciao Inter.